Un allarme a bordo di un aereo Ryanair, un Boeing 737 MAX, ha scatenato una massiccia emergenza all'aeroporto di Stoccolma a causa di un intenso fumo che ha reso l'aria irrespirabile. I passeggeri sono stati costretti a evacuare attraverso due scivoli di emergenza sulla pista innevata. Il comandante ha ordinato l'evacuazione immediata per garantire la sicurezza dei passeggeri. L'aereo stava per decollare dall'aeroporto di Stoccolma Arlanda. Le operazioni di emergenza hanno coinvolto numerosi mezzi e personale. Fortunatamente tutti i circa 200 passeggeri e l'equipaggio sono stati evacuati senza riportare danni fisici.